Amici di YouTube, tatuatori, ma che vuol dire sto numero che sta scritto dietro agli aghi? Come si scelgono gli aghi? Benissimo, seguite questo video che qualcosa almeno capirete. Parliamo adesso di due tipi di aghi. Abbiamo per fare le linee e per fare le sfumature. Dietro la confezione possiamo leggere alcuni numeri che adesso vi spiego che cosa vogliono dire. Ad esempio, questo ago qui è un 1207RL. La parte iniziale del numero, quindi il 12, sta ad indicare lo spessore, il diametro dell'ago. Quindi abbiamo 12, che è un valore che dà 0,35 mm. Ci può essere 10 da 0,30 mm, 8 0,25 o 6 0,20. Quindi la prima cifra che troviamo dietro la confezione dell'ago, quindi in questo caso 12, è la dimensione dell'ago stesso. La seconda cifra che troviamo è 0,7, che è la quantità del numero di aghi che vanno a comporre l'ago totale. Quindi in questo caso sono 7 aghi. RL, questa sigla qua, RL, è Round Liner, che praticamente sta a indicare che l'ago è per fare le linee. In caso gli aghi sono raggruppati in maniera più stretta, quindi andiamo a fare un piccolo disegno per farvi capire. Qui ci sono 7 aghi in formazione stretta, che praticamente formano una punta. Questa punta, quando ci sono gli aghi in formazione stretta, quindi RL, servono per fare il tratteggio, quindi le linee principali del disegno. Per fare le sfumature, qui abbiamo un 1209RS. Sempre abbiamo il primo numero che è 12, quindi abbiamo detto che il diametro dell'ago è da 0,35 mm. 09 è la quantità di punte che stanno a formare l'ago totale. RS, in questo caso è Round Shader. Io, per semplificare, in italiano ho messo RS, intendo S come sfumature, e RL, L come linea. Lo shader, e quindi per la sfumatura, ha gli aghi più staccati, quindi gli aghi sono saldati in un unico pezzo, più distaccati, distanziati fra loro. Sempre a cerchio, chiaramente non sono linea, perché poi ci sono anche aghi a paletta che sono messi in una fila unica per fare, quelli servono anche quelli per fare sfumature, riempimento, ma qui parliamo di disegni un po' più grandi. Quindi RS sta per shader e fare le sfumature, e gli aghi sono più distanziati tra loro. Come scegliere il numero per andare a fare il tratteggio? Bene, è semplicissimo. In base al disegno che avete fatto, se avete dei punti piccoli, tipo, non so, dei disegni con occhi e dovete fare i capelli, dovete disegnare le linee un po' più strette tra di loro, che però siano definite, è consigliabile usare un ago che abbia le punte un po' più piccole, tipo un 0,3 o un 0,5. Dal 0,7 in poi, per il tratteggio un po' più spesso. Per scegliere l'ago per le sfumature, chiaramente è sempre dato dal fatto delle sfumature che si devono andare a fare, le ombreggiature. L'ago più è grande e più l'ombreggiatura deve essere ampia. Se dobbiamo fare un'ombreggiatura più piccola, quindi l'ombra un po' più vicina alla linea, useremo un ago con meno punte. Ok, se vi è piaciuto il video non dovete fare altro che commentare, magari mettete anche consigli per gli altri che stanno guardando il video e che leggeranno i commenti, seguiranno anche i vostri consigli, fate domande, fate tutto quello che vi passa per la testa, e soprattutto iscrivetevi al canale, perché ci saranno altri video. E non guardate solo i video dei tatuaggi, voi tatuatori, perché ci sono anche tanti altri video divertenti sul mio canale, che è un canale che non vi annoierà mai. Ciao a tutti e al prossimo video!